non gli abitanti di Costantinopoli, ma dei romani che abitavano più in generale in Oriente. Ma appunto questo uso dei bizantini ha senso se e solo se, ma nelle fonti di lingua greca tardoantiche e medievali, i termini bizantino e greco per definire dei romani sono usate? Sì, ma non come credete voi. Ciao a tutti, io sono Mattia Caprioli e bentornati su Tribunus. Questo video è il seguito di un video che ho realizzato nel quale spiegavo come i termini bizantino, romano e greco per oggi definire i romani, in realtà anche per definirli in antico, non sono corretti. Però, come vi accennavo in quello stesso video, ci sono alcuni di questi termini che in antico venivano già usati in realtà e anche per definire dei romani, però avevano appunto una concezione e un significato molto molto diversi da quello che gli diamo noi oggi, ovvero come una cosa altra. Questi termini, anche quando usati in antico, non ce l'hanno mai avuto, quindi sgombriamo il campo subito da questo dubbio. Però, come detto, venivano usati. E come? Allora, il bizantino ha due significati principali. Il primo, che è quello usato nella stragrande maggioranza dei casi, lo potete andare a verificare per esempio nella novella 89 di Giustiniano, ha un significato molto molto specifico di indicare gli abitanti dell'antica Bisanzio, ovvero Costantinopoli. Nella novella 89 sono messe nella stessa frase bizantini e romani. Ora, appunto, bizantini sono definiti in queste fonti gli abitanti di Bisanzio, ovvero di Costantinopoli, ma non tutto il resto degli abitanti dell'impero, che sono definiti sempre comunque romani. Se hanno un altro nome, come per il caso dei bizantini in antico, è perché si parla degli abitanti di una certa città, di una certa zona geografica, insomma, è come facciamo noi. Okay, quindi niente di sorprendente in realtà. Parlando di Procopio, per esempio, se parla degli abitanti dell'Italia, usualmente li chiama italici. Tuttavia, ci sono alcuni casi più rari in cui già in antico bizantino sta a significare un gruppo più grande di persone che non sono necessariamente comprese tra quelle della città di Costantinopoli. I primi esempi sono nel V secolo, che sono l'Historia Byzantiaci di Prisco di Panion, che è il grande diplomatico e storico, nostra fonte principale su Attila, e abbiamo un Byzantiaca di Malco. È evidente dai nomi, che sono traducibili come storia bizantina e cose bizantine, che siamo di fronte a un uso di bizantino più ampio. Però in che senso? Nel senso che le storie che scrivono questi due storici raccontano della storia romana, del resto sono chiamati romani, gli abitanti dell'impero nelle opere, da un punto di vista dei romani che abitano in Oriente. E ora ci torniamo anche a questo punto, con il secondo esempio che esce dalla letteratura ed entra nel linguaggio diplomatico ufficiale. Siamo diverso tempo dopo, è il 678, e troviamo il termine di bizantini riferito a, nello specifico, dei monasteri e dei monaci che non vengono da Costantinopoli. Lo troviamo in un sacra, ovvero dei comandi imperiali inviati da Costantino IV a Papa Dono relativamente al VI Concilio Ecumenico. Ecco, la questione è che qui stiamo andando a definire con questo bizantini, in una fonte greca del VII secolo, sempre degli abitanti dell'impero che vengono da Oriente. E la questione è esattamente che è funzionale a distinguere dei romani d'Oriente da dei romani in Occidente. Non come facciamo noi che ce li definiamo, uno sempre e due come cosa altra dei romani. Se non ci sono dei romani in Occidente, usare il bizantino non ha senso. È esattamente qui che sta tutto il nodo della faccenda. Certo che era usato bizantino e certo che in alcuni rari casi l'uso di bizantini in questo senso è rarissimo, vorrei che fosse molto chiara questa cosa. Era utilizzato anche per definire non gli abitanti di Costantinopoli, ma dei romani che abitavano più in generale in Oriente. Ma appunto questo uso di bizantini ha senso se e solo se si prende in considerazione il fatto che ci sono dei territori abitati da cittadini dell'impero e quindi romani anche in Occidente, altrimenti se ci sono dei territori solo orientali o ben pochi in Occidente, come potrebbe essere solo sull'Italia o parte della Sicilia, usare i bizantini non avrebbe avuto alcun senso perché non c'era bisogno di fare questa distinzione. Erano tutti romani, se c'era da confrontarsi tra abitanti delle due parti, che comunque ovvio presentavano delle macro differenze, c'era bisogno di distinguersi in qualche modo. È una necessità che a volte sentiamo anche noi ancora oggi, è molto naturale. Per cui, ecco, bizantini era usato, i casi sono questi due.
prima di continuare vi vorrei ringraziare per star guardando questo video. Se vi sta piacendo vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale in modo tale da aiutare Tribunus a crescere e essere visto da sempre più persone. In più vi ricordo che è uscito il mio primo libro, Le battaglie più eroiche della storia. Di cosa si tratta? È un viaggio attraverso 40 battaglie dal V secolo a.C. fino alle soglie del XXI secolo per scoprire cosa significano valore, eroismo, coraggio e spirito di sacrificio. Di queste 40, ben 9 sono battaglie romane, dalla battaglia del Cremara fino alla caduta di Costantinopoli. Vi lascerò poi un link in descrizione per acquistarlo. Ma adesso torniamo al video. Ora, molto più curioso è invece l'utilizzo nelle fonti sempre tardo-antiche e medievali di lingua greca di greci. Nelle fonti greche tardo-antiche e medievali troviamo graikos, che è la diretta traslitterazione di grecus, e lo troviamo utilizzato circa, anche qui molto raramente, e più che altro in alcune fonti ecclesiastiche, da dire, specialmente per definire anche qui qualcuno che arriva in generale da Oriente contrapposto a qualcuno che sta in Occidente. Quindi anche qui nelle fonti greche ha senso solo in questo modo qua, ed è appunto usato molto molto raramente. Ha una valenza abbastanza generica in senso geografico, linguistico e in parte anche religioso, però per il resto è usato veramente veramente poco. E soprattutto, questa è una cosa molto curiosa, ha già, come poi ce l'avrà nelle fonti occidentali, ci arriviamo tra un secondo, ha una valenza che è già dispregiativa, anzi troviamo dei termini dispregiativi legati al termine grecus, anche già per esempio in Ammiano Marcellino. Ci sono dei soldati occidentali che stanno intimando a Giuliano, il filosofo, altrimenti detto l'apostata, di uscire dall'abitazione alla quale si è nascosto per farsi incoronare, perché vogliono che sia lui l'Augusto, e gli danno del greculo, e greculo tra l'altro in senso dispregiativo si trova per esempio in Paolo Diacono, il grande storico dei Longobardi, per definire da un paio di occasioni i soldati romani che altrimenti per tutta l'opera sono chiamati col loro nome, romani, sia i soldati che gli imperatori, eccetera eccetera. Ora, questo termine poi appunto nelle fonti di lingua greca è usato molto poco, nelle fonti occidentali post-romane è utilizzato e praticamente sempre con un significato: uno, dispregiativo; due, deve andare a diminuire l'autorità dell'imperatore romano. Questo lo vediamo specie al periodo degli Ottoni, e il caso più eclatante è l'ambasceria del 968 di Liutprando da Cremona, quando va alla corte di Niceforo Foca, va in missione diplomatica per richiedere la mano di Anna Porfirogenita, la figlia del precedente imperatore Romano II, perché possa andare in sposa a Ottone II. Ma quando gli ambasciatori arrivano, Niceforo Foca è molto molto seccato, perché questi ambasciatori, istigati da una lettera scritta da Papa Giovanni XIII, lo chiamano Imperator Grecorum. E potete ben capire che non la prende affatto bene Niceforo. Il termine grecus in Occidente prende definitivamente un significato dispregiativo e vada volutamente a affossare, a minimizzare le pretese giuste e corrette sotto qualunque punto di vista di legittimità dell'imperatore romano, contrapposto ai nuovi imperatori romani d'Occidente, che sono gli imperatori germanici. Quindi, riassumendo, bizantino era usato? Sì, ma per definire nel 99,9% dei casi gli abitanti di Bisanzio, ovvero Costantinopoli, in rarissimi casi per definire dei romani d'Oriente, ma solo se esistenti dei romani d'Occidente, altrimenti il termine non avrebbe avuto senso alcuno per un romano dell'epoca. Greco viene utilizzato, sì, circa con il secondo significato di bizantino, è utilizzato in questo senso molto molto raramente, e ha già anche alcune connotazioni non proprio piacevoli, come sarà poi nel termine greco utilizzato invece dagli occidentali.